Buongiorno Ranis, campionato CCST, la 18ª gara dell'anno, oggi 30 di aprile 2023. Partiti intanto, ma quante presenze, intanto un tiro che già per primo tiro della giornata va di poco fuori. Allora intanto Andalone che conclude con questo tiro di poco alto. E qua una conclusione di Forestieri che va fuori. Crisafulli, passaggio a terra per Trusiano, Trusiano che spara alto. Lo vediamo ora Andalolo alle prese con il difensore e poi il tiro, Santi Alioto che respinge con i piedi. Ancora Crisafulli sulla destra, un bel traversone per Ali Brando che non sa trovare il momento giusto per mettere il pallone in rete. Stanghellini pronto al tiro, in porta? Ravello. Forestieri, l'ottimo passaggio per Foti, Foti che conclude con questo resto di poco all'arco. Umberto Locantro, il tiro alto di Locantro. Stanghellini che tira, gol di Stanghellini. Ancora una conclusione alta di Trusiano. Umberto Locantro, poi il pallone va sul destro e Santiago Liotto lo para. Forestieri che porta palla fuori dall'area di rigore, poi fa un bellissimo asset per Andalora. Andalora che conclude con questo tiro micidiale e ancora doppio vantaggio della Vicolo con Andalora. E allora Umberto Locas, ottimo asset per Andalora. Ancora Andalora, 3-0. Terzo gol della Vicolo con Andalora. Su questo tiro di Vitale 1 schierata autorete della difesa della Vigor di un soffio fuori. Angolo battuto e da pochi passi, palo non palo. Atletico tutti in avanti, qua su un intervento di Gislo che cercava di liberare, poi riceve un assist Umberto Lopez che sbaglia a porta vuota. Torre che scende sulla sinistra, tira e poi il portiere ribatte, poi il pallone riapre sui piedi di Ali Brando che trova un grande vincente. 3-1, accorse l'Atletico così. Umberto Locat. Parata. Crisafulli ha la possibilità del 3-2. Ma sbaglia clamorosamente. Forestieri, poi tocca a Quattrocchi. E il pallone arriva a Umberto Locat che non è fuori gioco, quindi sbaglia il gol clamorosamente. Traversone a terra di Torre, ma per Trusiano che ancora non trova la via del gol. Paisano. Tiro, parata di Giorgiani. Umberto Locas attraversano a terra e tocco di Foti per Andalora, ma Andalora è in netta posizione di fuori gioco, il gol viene annullato. Locantro allungo per Foti, Foti che conclude, Santiago Lioto che respinge, arriva Andalora e mette il pallone in porta. 4-1 per la Vigor, dubbi sul fuori gioco, non sembra esserci quando tira Foti. E sulla ribattuta del portiere c'è sempre qualche dubbio, fuori gioco sì, fuori gioco no, l'arbitro l'ha convalidato nel dubbio. Guardate subito la posizione di Andalora quando parte questo passaggio, non era in fuori gioco. Poi il pallone non lo tocca più nessuno, quindi era una posizione regolare, l'azione poteva continuare. Amato? E Amato allarga troppo il piede. Maisano? 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 Ancora Maisano? Poi la conclusione, gol! Gol di Romagnolo, credo! Ali Brando al volo, pallone fuori. Ancora Locastro che conclude e il portiere che para, Santino Aliotto in effetti. Le lamentele del presidentissimo su questo fallo di mani, veramente inesistente. Ali Brando sul portiere, parata di Giorgiani. Foti, parata sulla ribattuta, poi il pallone che viene parato. Stanghellini al volo! Lo contro cross, Foti conclude, ma il tiro è intercettato da Santino Aliotto. Gislo, forse tira? E tira Gislo, ogni tanto tira da lontano, il suo tiro viene parato. Locas se poi va a servire Andalora, Andalora che ha segnato due gol, credo una doppietta, poi ancora gol di Andalora da quella posizione, un Andalora scatenato.
no, Antonio Maisano, Maisano c'è Amato qua, Amato torre. Maisano che tira! Gol di Maisano, 5-3, accorcia l'Atletico. Abbiamo così concluso anche per oggi 30 aprile, l'ultima partita del mese di aprile. 30 aprile 2023, la 17ª gara dell'anno, Atletico 3, Vigor 5. Un bye bye Danes, a risentirci alle prossime puntatissime.